credono nell'ingiustizia, che usano la loro supremazia contro la giustizia, o comunque quello che noi intendiamo per giustizia. Quindi parliamo di mafia, parliamo di borghesia, parliamo di tutte le cose nelle cui bene scorre la corruzione. Quindi, allora mi sa che abbiamo proprio gli obiettivi, signor Guerra. Spero di sì. Quindi intendo la mafia, intendo la borghesia, intendo la polizia, intendo qualunque persona, qualunque cosa. E a propri decisivi, certo, illegalmente, ai loro scopi, i loro vantaggi. Esatto, tutto, anche alcuni civili stessi noi abbiamo come nemici. Bravo, chiunque viva nell'inciviltà, l'ingiustizia. Vieni da noi e dici che ci ha chiamato tua moglie a casa, che sta male il bambino, devi correre a casa. È arrivata una soffiata che un nostro deposito di armi è sotto attacco e quindi deve andare a controllare. No, che va da solo. No, vieni quello come ti ho detto io, dai. Sì, veicolo. Raga, ditevelo in TS, non sento cosa dice veicolo. Guerra. Ditevelo in TS, non sento cosa dice in Guerra. Facciamo per Roma il biglietto di fa. Chi è la macchina? Insomma, vado a vedere. Tranquillo, tranquillo, ci sono i fuori, li terranno lontani. Vuoi andare a fargli compagnia? Sì, 2000 anni fa, scusa Castigo. Allora, potrebbe essere un cliente, però mi sono dato i messaggi, ma non ci ho fatto caso. Chi è là fuori? Sì, sì, mi pare avessero scritto. C'è un Ford, mi pare di vedere da qui. Sì. Ah, stia tranquillo, signor Guerra, i miei ragazzi, i miei cuccioli, come direi dire, mi terranno fuori dalle vostre. Anzi, però qui anche noi dei miei possono far fuori un interagent, sono stati avvicinati per la nascita in questo, quindi non ne dubito, ci sono il vostro aiuto. Bene, dicevamo, parlavo prima di una modalità che può evolversi. Io pensavo ad una sorta di ci si aiuta, una sorta di rapporto che può evolversi ulteriormente in futuro e che comprenderà, diciamo, un supporto in azioni, ovvero con un messaggio: voi chiamate noi, noi chiamiamo voi, ci aiutiamo un po' e vi faremo sconti nel mercato nero, a patto che voi ci affidiate, voi vi affidiate completamente a noi e non eliminiate dalla vostra lista amici tutte le altre gang. Tutte. Noi non abbiamo amici, signor Guerra. Scusi signor Guerra, le volevo dire che mi devo assentare per problemi familiari. Certo Lime, certo Lime, vai pure. Vai da tua moglie, corri. Salutami il bambino con la febbre. Grazie. Buon proseguimento. Secondo me, signor Guerra, è una cosa che si potrebbe fare. Diciamo, noi siamo molto interessati agli affari, siamo gentili uomini, diciamocela tutta. Più che altro noi andiamo contro lo Stato, lo sa benissimo, gliel'abbiamo detto, e da quello che ho capito i vostri nemici sono anche i nostri nemici. Siccome, diciamo, non abbiamo trovato nessuna motivazione fino adesso che possa contrastare i nostri obiettivi, è una cosa che si potrebbe fare se il signor Black è d'accordo. Sono pienamente lì. Cioè, tengo a ribadire una cosa. Noi non abbiamo bisogno di amici, noi non siamo in cerca di alleati, abbiamo solamente notato voi come gang potenzialmente forte, con grandi potenziali, e ne stiamo approfittando per darvi, diciamo, la retta via, per indirizzarvi alla via della purificazione. Una via interessante, ai quali, diciamo, benefici sono noi ancora oscurati, però è una cosa che ci ispira. Quale miglior beneficio se non morire con la, consapevolezza di aver servito la luce, avendo combattuto nelle tenebre? Parole sagge, signor Guerra. Degne di un uomo d'onore. D'onore? Ah, che parola. Troppo sfruttata quella dell'onore. Troppo sfruttata da gang, soprattutto.
Esatto, una che la sfrutta proprio non sapendo neanche che cos'è il vero amore. Esatto. Io se non ci spartani ne sapevano qualcosa. Purtroppo, diciamo, i persiani non furono molto, diciamo, gentili con loro. Quando riuscirono a conquistarsi l'onore che tuttora si studia nei libri di scuola, non sbaglio, non sono solo ricordato. Come anche gli spartani. Morire per la propria patria. Esatto. Ricordi dunque signor Guerra, basta un messaggio e noi Iene ci facciamo subito vedere, basta un messaggio con le coordinate, il motivo della vostra chiamata e chi è interessato, chi vi dà fastidio. Da forza. Diciamo, vi ticcheranno e noi siamo subito. Lo stesso è per noi, mi raccomando, se vi serve qualsiasi arma chiedete comunque a noi e non esiteremo ad applicarvi degli sconti. Veloce. Adesso le stringo la mano e proseguo. Cosa? Buona giornata a tutti. Arrivederci. L'accompagno fuori. Ciao Angelo, seguitelo. Castigo, seguimi un attimo. Possiamo andare, Pink. Buona giornata. Ragazzi, alle auto. Sarà un piacere parlare con voi. Correre, correre.